Buonanotte, anche se questo giorno non è perfetto. Io passo giornate a risolvere problemi e penso faccia lo stesso anche tu. Devo dire che è un gran bel da fare. E oggi pensavo a quante volte noi riusciamo ad avere problemi con persone dell'altro sesso. È come nel film Johnny Stecchino, quando Roberto Benigni dice all'attrice Nicoletta Braschi, che interpreta il ruolo di Maria: Maria, quando diventerai un po' uomo? In realtà le donne uomini non lo diventeranno mai. E viceversa, a meno che non si passi dal bisturi di un chirurgo. Ma a parte questi cambiamenti analogici, diciamo così, in realtà non dovremmo cambiare. Dovremmo solo capire che siamo diversi. Io in passato ci ho sbattuto il muso un sacco di volte in una cosa del genere. Pensavo erroneamente di avere davanti una persona che ragionava come me, ma gli uomini e le donne ragionano diversamente. E fino a qua non c'è nulla di nuovo. Ma saperlo è un conto, tenerne conto quando si è in una conversazione diventa davvero complicato, perché entrano in ballo emozioni, voglia di fare, e avere ragione sempre e comunque. Allora, anni fa lessi un libro che è un bestseller, si intitola Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Ed è un libro di psicologia, un manuale di psicologia spicciola per coppie, che in realtà, come tutti i manuali, sicuramente parla in generale, però ha delle grandi verità. Se l'avessi letto prima, sicuramente avrei evitato un sacco di errori. Almeno avrei fatto meno errori in passato. Perciò, se oggi, se anche questa notte sei solo nel tuo letto e lo attribuisci al fatto che non capisci le altre persone, beh, forse è arrivato il momento di iniziare a capire a fondo, a studiare come mai non abbiamo un buon legame con le altre persone. Sicuramente ci sono psicologi, psicoterapeuti molto bravi a risolvere questo problema. Ma già il fatto di avere un problema e capirlo è un passo avanti. Ora sta a te risolverlo. Certo, non è che si risolve dall'oggi al domani, però se si vuole cambiare la situazione non bisogna ripetere le stesse cose, altrimenti non ci si può aspettare un cambiamento. Io ho sbagliato tanto. Forse questo audio è più un messaggio di scuse che è un avvertimento. Nel senso, prendi quello che ti dico come quando mostro una cicatrice a un bambino per fargli capire che su quel dito una volta mi sono tagliato con un coltello ed è bene che lui faccia attenzione quando lo utilizza. Sai, dare per scontato le cose non è mai la soluzione migliore. Io mi dovrei iniziare a pensare ad avere torto su tutto. E poi di lì a costruire una ragione, o cercarmi di mettermi dalla parte della ragione. Quando si parte invece per partito preso, quello è l'errore più grande, secondo me. C'è una differenza sicuramente abissale fra chi sa stare con gli altri e chi no. Ora io non ti conosco e magari in realtà la tua relazione è finita da poco, oppure semplicemente non hai mai avuto tempo da dedicare a una persona, a un'altra persona al 100%. Anche questo è uno spunto di riflessione. Fare un elenco, capire secondo noi cosa abbiamo fatto di giusto, cosa abbiamo fatto di sbagliato. E se già iniziamo a vedere delle cose che possono migliorare, miglioriamole. Perché alla fine, come ho detto negli altri giorni, non ci saranno altre persone a sistemarci i nostri difetti. Così è bello essere accettati per quello che si è, ma se siamo veramente enormi dal punto di vista caratteriale, nel senso che ci sono troppe cose da sistemare, beh, le persone andranno avanti. È come quando in un elenco non c'è bisogno di te, in un elenco di persone puoi essere scartato, e la vita è così. In realtà, se si cerca di piacere almeno a qualcuno, bisogna andare incontro a un compromesso. Ora sta a te decidere quale compromesso fare, con chi, se devi cambiare solamente in parte o del tutto.
Però di certo c'è una cosa: rimanere uguali ed avere gli stessi risultati è una costante. Vuoi avere risultati diversi nella vita? Dobbiamo essere disposti al cambiamento. Dobbiamo essere disposti al cambiamento. Lo diceva Darwin, sembra un podcast di frasi fatte, però in realtà la vita è abbastanza semplice. Come dico spesso io, è molto difficile portare a lungo termine. Le cose semplici da fare, ovviamente, calendarizzare i cambiamenti o calendarizzare le cose nuove, metterle giorno dopo giorno. Quindi oggi, se eri vicino all'idea di cambiare, beh, adesso avvicinati ancora un poco. Inizia a fare una cosa che ho fatto io, ovvero mettere vicino al comodino un blocco per appunti e una penna e andare a dormire scrivendo quello che hai bisogno di sistemare. L'indomani lo leggerai, perché di sera si tirano le somme e di giorno si scappa al lavoro, quindi non si inizia la giornata col proposito della sera precedente. Io, quando devo fare qualcosa di importante, attacco dei bigliettini alla porta di camera mia o alla porta d'ingresso di casa, in modo tale che non me ne dimentico, perché la mattina io sono uno zombie, la sera sono più vigile. Magari a te capita lo stesso. Quindi fai che la tua porta sia una porta di passaggio, come gli archi nei film, come le porte dei templi dei film di Indiana Jones. Porte importanti. Quindi metti un biglietto e scrivi cosa vorrai cambiare domani di te stesso. E domani inizia a farlo. Non ti preoccupare se sarà un giorno festivo, se sarà un giorno rosso di calendario, se hai impegni. Perché altrimenti non inizierai mai. E magari mi manderei un messaggio come hanno fatto le persone che negli altri giorni hanno ascoltato gli altri audio. Adesso ti do la buonanotte. Una buonanotte a modo nostro. Buonanotte incosciente.